Ipnopodcast. Ipnosi positive e professionali per rilassarti e migliorarti a occhi chiusi. La voce che ti accompagna è di Alessandro Calderoni. Buongiorno, ben ritrovati, nuova puntata di Ipnopodcast, l'unico podcast che non puoi ascoltare quando sei alla guida o stai facendo qualcosa di particolarmente impegnativo o pericoloso, perché tutta la tua attenzione deve essere qui e non a vantaggio nostro ma a vantaggio tuo, perché è uno spazio di relax e di benessere. Statisticamente in questo momento della storia dell'uomo sarai contento di sapere che la possibilità di vivere una vita lunga e sana è maggiore rispetto a qualsiasi altro momento della storia. L'aspettativa di vita media un tempo era compresa tra i 25 e i 35 anni, io sarei già schiattato da tempo, e molti di noi oggi possono aspettarsi comodamente di andare fino a 70 anni, fino a 80, soprattutto nel mondo cosiddetto più sviluppato. Siamo molto più protetti dalle malattie, siamo molto più protetti dalla violenza, nonostante la notiamo sempre intorno a noi. Se siete in una situazione in cui è probabile che vi troviate invece in un pericolo immediato, allora ovviamente sentirsi insicuri è un segnale molto importante che ci indica la necessità di fare qualcosa per proteggersi. Ma la verità è che molti di noi vivono una vita in cui sono estremamente sicuri e protetti, sia in termini di salute, sia in termini di incolumità fisica. Insomma, è come se una parte della nostra mente non se ne rendesse nemmeno conto e quindi ci tenesse attenti a minacce che è altamente improbabile che si verifichino. Questa è la ragione per cui, anche se viviamo una vita sicura, molto spesso capita che ci sentiamo non al sicuro. Moltissimi pazienti, ma anche molte persone che non vedo in psicoterapia, semplicemente ogni tanto si sentono non al sicuro, come se ci fosse una minaccia reale incombente. Ora, bisogna dire che il senso di sicurezza diffusa non fa tanto vendere, quindi non venderebbe nessun mezzo di informazione, nessun mezzo di divulgazione per incrementare le vendite, per incollare le persone al device, al televisore o al giornale per chi lo legge ancora. Di fatto bisogna che ci sia qualcosa che fa sentire emozioni forti. La paura vende, no? Il terrorismo, le armi da fuoco, i coltelli, gli incidenti aerei, gli allarmi sanitari. Ecco, tutto questo attrae molto l'attenzione perché la nostra testa è molto sensibile alle minacce, proprio perché abbiamo un sistema di salvaguardia che, per tenerci al sicuro, punta proprio l'attenzione prima di tutto su questa tipologia di notizie. Ora, non sto dicendo, anche da giornalista, che sia sbagliato raccontare queste cose, e non sto dicendo che dovremmo nasconderci o evitare di sapere che tutto questo avviene e che ci sono anche tragedie o minacce alla sicurezza in molte parti del mondo. Però è importante ricordare che se ci esponiamo regolarmente a immagini di violenza e di morte, il cervello tenderà a trarre conclusioni, come dire, statisticamente inesatte, molto imprecise sulla sicurezza del mondo. Il cervello è influenzato dalle emozioni, e quindi se noi gli diamo da mangiare regolarmente soltanto notizie o anche film o qualunque forma di storytelling che suscita emozioni negative, ecco che il nostro pappettoso cervello può iniziare a trarre delle conclusioni appunto non particolarmente equilibrate. Può pensare che il mondo sia un luogo davvero molto pericoloso, anche se statisticamente stiamo parlando del periodo più sicuro della storia. Nonostante tutte le sofferenze concrete e reali che sono causate dal terrorismo o da eventi su vasta o ridotta scala, si tratta di un evento estremamente raro da incontrare per la maggior parte delle persone su un pianeta, tanto che i docenti di scienze politiche, gli accademici fanno notare che a livello internazionale il numero totale di persone uccise dai terroristi in un anno nel mondo non è molto superiore al numero di persone che annegano nelle vasche da bagno negli Stati Uniti. Questo per darti una proporzione. Vale quindi la pena di limitare la quantità di tempo che dedichiamo alle notizie tragiche e tenere presente che tutti gli organi di informazione trasmettono
una visione specifica su questa tipologia di notizie, che però è un campione rispetto a quello che avviene nel mondo, e quindi questa è una visione distorta dei fatti perché è parziale. E se alimentiamo il nostro cervello con questa modalità parziale, è un po' come se tu ti svegliassi e vivessi in una casa dove tutto è giallo, dove le lenzuola sono gialle, le pareti sono gialle, i piatti sono gialli, l'arredamento è giallo, e avessi solo vestiti gialli. Il tuo cervello, vedendo questo ambiente fatto così, si abituerebbe a pensare che è un po' tutto giallo. Invece è interessante aprire la finestra e vedere che ci sono un sacco di altri colori. Ecco, questa puntata ha l'intento di farti sentire un po' più al sicuro. Naturalmente il fatto di non sentirsi al sicuro può anche essere dovuto a eventi del proprio passato, eh? Magari un'educazione impartita da genitori ansiosissimi che a loro volta pensavano che il mondo non fosse un posto sicuro, o magari incontri sfortunati con persone violente o con un partner particolarmente difficile. Ma non è il passato a farti sentire insicuro. Sono i tuoi pensieri nel presente, sono le emozioni che frequenti di più nel presente a generare ansia. Come se ci fosse un tuo canale interno di notizie che si concentra eccessivamente su potenziali pericoli e su ricordi spiacevoli. Pertanto, questa sessione intende proprio aiutarti a cambiare questi schemi di pensiero negativi, per prendere quella parte preoccupata della tua mente e insegnarle a poco a calmarsi, proprio come si potrebbe tranquillizzare un bambino che ha appena avuto un incubo. Perciò, come al solito, scegli un posto comodo, ti sdrai, niente di incrociato, assumi la posizione in cui stai meglio e ti fai guidare dalla mia voce. Ora, se non hai ancora chiuso gli occhi, puoi farlo mentre fai un respiro lento e profondo e fai uscire l'aria in modo fluido e uniforme, come per dare al corpo un forte segnale fisiologico che tutto va bene e che è sicuro rilassarsi completamente qui, adesso, e che potresti desiderare di fare ancora alcuni di quei respiri più lenti e profondi. E ogni volta che espiri lentamente, vorrei che notassi dove in quel corpo ti senti più rilassato in questo momento, perché a volte potrebbe essere che si notano i muscoli del viso ammorbidirsi e distendersi, ma altre volte si può notare un allentamento delle spalle o una confortevole pesantezza delle braccia e delle gambe. E mentre ascolti queste parole e diventi sempre più profondamente assorbito in questo crescente stato di comfort e di riposo, vorrei che cominciassi ad attingere a quello speciale stato d'animo in cui si trovano i bimbi piccoli quando si costruiscono una tana per giocare, per nascondersi. Una tana fatta di cuscini o di lenzuola o di scatole. Un posto dove intrufolarsi, magari con uno o due amici, e sentire quell'eccitazione istintiva che ti deriva dall'esserti costruito un rifugio magico e segreto, una tana di sicurezza. Non so se hai ricordi della costruzione di un rifugio tipo questo quando eri piccolo, ma so che è un istinto che condividiamo con molti animali quando troviamo un posto tutto nostro. Come una volpe in inverno cerca uno spazio sicuro per fare la sua tana, magari sotto un albero o in una piccola grotta, un luogo in cui sentirsi al sicuro e protetto, in modo che possa rimanere tutto caldo durante i mesi invernali. E poi vorrei che ti fermassi per un momento a notare quanto sei già diventato profondamente rilassato rispetto a come eri pochi minuti fa. E vorrei che immaginassi di ripetere il processo che hai appena usato per rilassarti comodamente e immaginare, chiudendo ancora una volta gli occhi
mentre un paio di palpebre immaginarie si chiudono lentamente nella tua mente sopra le tue, e puoi immaginare il suono di un profondo sospiro di conforto mentre permetti ai muscoli del viso di sentirsi due volte più rilassati, mentre il rilassamento delle spalle e delle braccia raddoppia. Tutto qui, mentre raddoppi il rilassamento di quelle gambe, e i muscoli della coscia si allungano, quelli del polpaccio si rilassano, e tutto qui, come la piacevole e confortevole pesantezza di quelle mani e di quei piedi, e inizi a sentirti due volte più rilassato, due volte più confortevolmente pesante. Come prima, inizi a galleggiare fino in fondo, in un luogo veramente sicuro. E ti rendi conto che nel corso di centinaia di migliaia di anni hai imparato a riconoscere il pericolo per combattere o fuggire da animali pericolosi. Ci siamo evoluti anche per essere in grado di riconoscere la sicurezza, riconoscere un luogo in cui poter costruire la nostra casa, in cui poter essere al riparo dai pericoli, in cui poter riposare tranquillamente la notte. E qui, adesso, vorrei che cominciassi a sognare una tana sicura e accogliente all'interno della parte più profonda della tua mente. Un luogo completamente protetto, un luogo di pura sicurezza, dove il luogo stesso sembra accoglierti come se fossi a casa tua. Un luogo dove puoi tirare un sospiro di sollievo, un posto dove puoi avere un po' di tempo per te, un luogo dove è possibile connetterti con le persone che ami, connetterti con le persone cui vuoi bene, dal passato al presente e anche verso il futuro. Un luogo profondo dove puoi ricordare tutto il supporto che hai e che hai avuto da persone che ti amano, che si prendono cura di te, i diversi volti, le diverse voci di persone che vogliono che tu stia bene, che vogliono farti sentire felice. Un luogo dove ricordare tutto il supporto che il mondo di oggi ti offre rispetto a quello che avresti avuto se fossi stato in vita qualche centinaio di anni fa, perché probabilmente vivi in una società che sa difendere molto bene i propri cittadini. C'è la polizia, ci sono i vigili del fuoco, i medici, le associazioni di beneficenza per assicurarsi che le persone che ne hanno bisogno ricevano aiuto. Potrebbe non essere tutto perfetto, ma c'è molto sostegno nel mondo, molta protezione. Persone che si prendono cura di te, persone che hanno il compito di proteggerti, magnifici progressi della medicina per proteggerti dalle malattie, sostegno, sicurezza, i materiali di costruzione della tua tana. Vorrei che fossero fatti proprio di questi elementi: il sostegno dei tuoi amici e dei tuoi cari nel passato, quelli nel presente, e anche il sostegno futuro, composto da tutto il supporto e da tutta la protezione disponibili per le persone nel mondo di oggi. E poi il calore, l'abbigliamento, la protezione dalle intemperie. E mentre riposi in questa tana sicura e protetta nella tua mente, vorrei che notassi tutti questi diversi elementi della sicurezza: supporto, protezione, tutti gli elementi che formano l'ambiente della tua tana, come un collage di simboli che rappresenta tutti i numerosi elementi che ti sostengono e che ti proteggono in questo momento, mentre assorbi la forza e la solidità rassicuranti di questo luogo e ti rilassi ancora di più.
ancora più in profondità. A volte, quando un bambino ha un incubo, è necessario ascoltarlo con calma, senza ignorare il suo disagio. Ma non ci credi nemmeno tu, che ti limiti ad accarezzargli i capelli e gli fai sapere che sta bene, che era solo un brutto sogno. E tu non credi a questo sogno, perché sai che quel bambino è davvero al sicuro e protetto e può rilassarsi. Potresti abbracciarlo, potresti leggergli una storia mentre si riaddormenta. Potresti facilitare il fatto che si goda sogni più piacevoli, fatti di avventure e di magia. Se c'è una parte di quella mente che a volte ha preoccupazioni fuori luogo, che cerca di dire al corpo che c'è un pericolo intorno, questo potrebbe essere dovuto a un'esperienza spiacevole accaduta in passato, o potrebbe essere perché ha immaginato difficoltà nel futuro, o potrebbe essere un'immagine distorta del mondo, magari trasmessa dalle fonti di informazione. Quella parte della tua mente ha davvero bisogno di essere rassicurata. È come un bambino che ha bisogno di un abbraccio. Ha bisogno di essere rassicurato. Ha bisogno di capire che, come essere umano che vive oggi, sei incredibilmente al sicuro. E proprio come un animale può godere della sua tana sicura dove riposare, ecco, la puoi chiamare casa, la puoi chiamare tana. Il tuo corpo che lavora così duramente ogni giorno, il tuo cuore che batte notte e giorno, e il tuo apparato digerente che assorbe le sostanze nutritive ogni volta che mangi, e il cervello che dà un senso al mondo e ogni cellula di quel corpo, meritano un po' di tempo in cui sentirsi al sicuro, mentre sai che è giusto riposare e rilassarsi, perché è un bisogno primordiale, è il bisogno primordiale di avere un po' di tempo, di essere in grado di lasciarsi andare onestamente per sentirti al sicuro. E da questo luogo di sicurezza puoi considerare da lontano qualsiasi sfida da risolvere nella tua vita che abbia a che fare col denaro, con l'ambiente, rapporti di lavoro. E puoi anche ricordare e ricordare davvero che hai un enorme sostegno intorno, che ci sono persone che ti proteggono, persone che si preoccupano per te. E qui c'è una base di sicurezza a cui puoi sempre attingere, anche quando ci sono difficoltà. E puoi davvero ricordarti di sostenere questa base, questo luogo interiore di sicurezza, questa tana. E i modi in cui sei già sostenuto dal mondo che ti circonda. E vorrei che tu vedessi un futuro in cui adesso apparire più rilassata, più sicura, affrontare la giornata in modo più sereno, con quel luogo di sicurezza interiore sempre presente all'interno. E ora, e per le settimane, e per i mesi, e per gli anni che arriveranno. E ogni volta che riascolterai queste mie parole, potrai approfondire e installare sempre di più, sempre più efficacemente, sempre più a fondo, questa calma forte e questa sincera sensazione di sicurezza e di protezione. E tra poco conterò da 1 a 5. Al 5 avrai gli occhi aperti, sarai fuori da questa ipnosi, starei davvero piacevolmente bene, centrato e con questa sensazione di sicurezza interna, di calma, di benessere. Conterò da 1 a 5, al 5 avrai gli occhi aperti, sarai fuori da questa ipnosi, starei davvero piacevolmente bene. 1. Dalla punta dei piedi alla punta dei capelli tutto il tuo corpo è vivo, libero e sta bene. 2. Ogni singolo poro della tua pelle respira aria ed energia da questo spazio e stai davvero profondamente bene.
3. La tua attenzione si sposta dall'interno verso l'esterno e riagganci i dettagli della postura del tuo corpo. 4. Puoi fare il respiro più profondo della giornata. E 5. Gli occhi si aprono. Sei fuori da questa ipnosi e stai davvero bene. E alla prossima puntata. Ipno Podcast. La voce che ti accompagna è di Alessandro Calderoni.